L'asse attrezzato Chieti Pescara è di proprietà del Consorzio per l'area di sviluppo industriale Chieti Pescara, che lo ha affidato in gestione provvisoria all'ANAS. Pertanto l'ANAS non ha alcun titolo né per imporre né per riscuotere il pedaggio. A rivelarlo è il presidente della provincia di Chieti. Ed è partendo da questa situazione che la regione Abruzzo, le province di Chieti e Pescara, in calza Enrico Di Giuseppe Antonio, debbono iniziare una battaglia soprattutto legale per evitare l'introduzione di quello che viene percepito dai cittadini e dagli automobilisti in particolare come un balzello inaccettabile. Anche l'Unione delle Province Italiane, rivolgendosi direttamente al governo, ha espresso totale contrarietà ai pedaggi sui raccordi autostradali. Il consorzio industriale ha costruito, ha detto Di Giuseppe Antonio, l'asse attrezzato e sta sopportando finanziariamente, a distanza di oltre 30 anni, tutte le spese legate al contenzioso per gli espropri dei terreni, spese che oggi ammontano a un terzo dei 40 milioni di debiti che il consorzio ha accumulato. Nel frattempo, per mancanza di fondi, il consorzio ha dovuto cedere la gestione, ma non la proprietà della strada all'ANAS, conservando peraltro la gestione delle rampe d'accesso. Se l'ANAS dunque pretende di incassare il pedaggio, chiede Di Giuseppe Antonio, allora perché non paga gli espropri? È impensabile, aggiunto il presidente della provincia di Chieti, dal sapore di una vera beffa, che oggi il consorzio industriale continui a sopportare un debito enorme, con creditori che bussano ogni giorno a quattrini per contenziosi diventati milionari e che al tempo stesso venga imposto un pedaggio dal quale il proprietario della strada non trarrebbe alcun beneficio. Sarebbe come far pagare una doppia tassa ai cittadini, da una parte i debiti del consorzio, dall'altra il pedaggio. Credo, conclude Di Giuseppe Antonio, che intorno alla proposta di avviare un'azione legale non sarà difficile trovare il consenso degli enti interessati.